Allora, pronto? Pronto. Pronto, ecco una chiamata. Facciamo un applauso a questa telespettatrice che questa mattina si può portare a casa un laudo premio. Allora, attenda un attimo, sì, che il nostro assistente di studio, Max, sì, Locafaro, sì, deve immettere i suoi dati nel terminale, ecco. Ci servirebbe un attimo che lei ci dica due o tre parole a caso per immettere il suo tono di voce nel nostro computer. Va bene, ecco, lei può dire una frase qualsiasi, magari si presenti. Siamo dalla provincia di Milano. Bastava, Max? Perfetto. Allora, bene. Allora, siamo pronti per giocare. E sentiamo. Vediamo cosa ha scelto per lei il nostro computer. Siamo sul facile. Signora, sì? Lei ha due prove prima dei 3.000 euro. La prima prova è questa. Un attimo che appare la scritta dal computer. Eccola qua. Lei deve dire tutto l'alfabeto. Vabbè, è pronta? E come no? Al mio via partiamo con l'alfabeto. Meno 3, 2, 1, via! A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z. Bravissima, signora! Facile! Bravissima! Luca, ma è facilissimo! Lei ha quasi vinto il nostro premio di 3.000 euro e in più le aggiungo anche un biglietto per assistere al nuovo programma di Rai 1 che si chiama Scanna Fratello. A che ora è? Vabbè, poi quello c'è scritto sul biglietto. Comunque Scanna Fratello è la risposta Rai al Grande Fratello. Ah, ecco, sì. Dove nella casa ci saranno tre coppie di fratelli, di due fratelli che si dovranno affrontare in una lotta a colpo libero e a corpo sciolto con gli altri fratelli. Bene. Ma bando alle ciance che Max Locafaro mi fa segno che dobbiamo andare con la domanda per i 3.000 euro. Sentiamo la sì, mi dica. Ecco, per 3.000 euro lei in 30 secondi mi deve dire, attenzione, l'alfabeto al contrario partendo dalla Z, regia via con il tempo. Vai. Vada. Z, V, via, dai. Z, V, T. U, c'è la U, Z, V, U, ricominci. Aspetti, allora... Z, V, U, chiude così non posso perché il notario mi mette. S, R, G. Ma signora, il tempo è scaduto. Non è difficile. E niente. 3.000 euro e noi non è che li diamo così. Comunque peccato, lei non ha vinto, però io le rinnovo l'invito per la trasmissione televisiva Scanna Fratello. Grazie tanto. Lei ha per caso dei fratelli? Vuole partecipare? Lei è brava con i coltelli, signora? No. Vabbè, no, perché il programma è un po' violento, ma merita, devo dire la verità. Non so cosa potrei fare io. Ho capito. Aspetti un momento. Chi chiede il marito? Una mattina.